Dunque, nell'ala bello del 1915 c'erano circa 14.000 alpini. Questo qua sparava su, verso Madonna di Campiglio, verso Peio, verso Pintoro, però cannone da 149. 149 vuol dire che la granata che partiva era 15 cm di diametro e alta così. Aveva una potenza di fuoco tremenda questo cannone. Questo qua era di ghisa, si dividevano in tre categorie i cannoni, di ghisa, di acciaio e di ferro. Questo qua era di ghisa, era più pesante. Prego? Migliore non d'acciaio. La seconda guerra. Adesso abbiamo visto che era bello. Adesso scendiamo e andiamo a lavorare in cima d'asta. Questa qua è sulla base. Ah, prima vi racconto una storia della lavella. Quando c'è stata la maggior parte si chiamava guerra bianca. Perché guerra bianca? Perché era pieno di neve, si combatteva sui ghiacciai, non c'erano trincee sulla terra. Le trincee erano sul ghiaccio, si facevano dei tunnel, si andava anche sotto il ghiaccio per non essere colpiti dal nemico, dalle fucilate, dalle bombe. Allora si scavavano dei tunnel e si andava. Poi quando arriveremo alle Ragazzoi vi racconterò la storia delle Ragazzoi. Là il tunnel era fatto di pietra, poi li facevano di ghiaccio. Si chiamava guerra bianca. La maggior parte dei morti qua non è stata data dalle fucilate, dalle bombe. Sì, ci sono stati, ma era data dal cavallo, perché le stagioni come adesso, quando c'è il cambio di temperatura, la neve comincia a sciogliersi, poi si ricompatta, si scioglie, si ricompatta sotto, tra uno strato e l'altro crea un strato di scivolamento dove, ecco. Queste valanghe provocavano immensi morti, perché? Perché non c'erano le teleferiche, c'erano le teleferiche, ma sui ghiacci non potevano essere, non c'erano gli elicotteri che portavano tutta mangiare, muri e alpini e slitte. A volte sulla strada venivano sotterrati. E allora in primavera non arrivava né la gaffa, né il vino, né il pane, e rimanevano dei giorni a digiuno. Quando cadeva la valanga venivano coperti, come quegli asini che vanno in montagna adesso che restano sotto il fondo degli asini. Vedete, questi qua ci rimanevano d'imperio sotto ordine, era diverso il caso. Allora cosa succedeva? Rimanevano sotto. Sotto e sotto, nell'incavo di sopra, 3 anni di guerra, lo strato era immenso, era un ghiacciaio. Alla fine della guerra non tornavano più a fare perché non rimasti là. Tanti cimiteri nei ghiacciai venivano calati nei crepacci. Nelle mie salite, al ghiacciaio dell'Alamello, al ghiacciaio del Mandrone, al ghiacciaio di Forni, dove c'è stata la guerra, abbiamo trovato ancora delle ossa. Qualche uno si disfava, nell'Alamello nel 1970 sono state ritrovate 7 alpini. Allora hanno avvisato le famiglie di andare a vedere le spoglie e sapete cosa è successo, ragazzi? Che le sorelle, le madri, le spore di questi alpini avevano 60 anni e loro ne avevano ancora meno perché il ghiaccio li aveva tenuti conservati. Come li ha portati via, tolti dal ghiaccio come la mummia là? Si sono disfatti, sono sotterrati e portati nei cimiteri. Perché la guerra, ragazzi, alla fine va a finire sui cimiteri. Pensate. Andiamo avanti con il nostro lavoro. Ecco, qua siamo a Cima d'Asta. Cima d'Asta è Valsugana. La Valsugana faceva da baluardo a nord della Valsugana l'Austria, a sud della Valsugana l'Italia. E qua parleremo di Cesare Battisti, forse i libri di storia non ve l'hanno mai detto, ma la guerra del 15-18 non è stata una guerra di difesa per gli italiani, ma è stata una guerra di conquista, perché noi il 24 maggio del 1915 abbiamo avanzato il territorio nemico per circa 1,5 km. Cosa vuol dire? La guerra veniva combattuta in Austria, non in Italia. Sono bugie quelle che vi dicono che la guerra è stata per difendere i nostri confini. No, noi abbiamo fatto una guerra di aggressione. Siamo andati in Austria. Dunque, Cesare Battisti di Trento, che viene tanto decantato eroe, tanto eroe non era, sapete perché? Perché lui era un parlamentare austro-ungarico. Essendo Trento in Austria, lui era parlamentare a Vienna. Cosa fa? Per l'Austria, per l'Italia è un eroe.
ma per l'Austria è un disertore, perché per l'Austria ha lasciato il suo popolo per andare a combattere con noi. Si sentiva italiano, i trentini parlavano italiano, non li schieravano su questo fronte i trentini, li mandavano in Russia, perché avevano paura che fraternizzassero, parlando la stessa lingua. Ci siamo? Allora, Cesare Battisti è stato impiccato perché per l'Austria era un traditore. Capito? Chiudiamo la parentesi di Cesare Battisti. Da qua partivano alpini per andare su a Cima d'Asta. Cima d'Asta è una montagna un po' più bassa, è sui 2008-2007. Vedete? Vedete dove si combatteva la guerra? In mezzo a sassi e rocce. Ecco, questo è rifugio. Questo rifugio che è un laghetto agghiacciato, vedete, questa è stata fatta di Augusto, le fotografie qua sono state fatte tutte le carte. Dunque vedete, ecco qua, vedete quel cerchio là? Quel cerchio là serve adesso per fare atterrare i elicotteri, perché non portano qua, portano da mangiare, ma non quei muri, portano quelli di cotter. Ecco, qua siamo sui trecini di Lavoretto. Passiamo su Monte Chiana, questo è un museo aperto. Adesso vedete le trincee, vedete poi quando verremo sul colluvio dell'Ortigara, allora vi racconterò delle territorie. Questa è Misurina, vedete, andiamo in Misurina. Ecco le trincee, ragazzi. Queste sono le trincee austriache. Qua dentro siamo i soldati. Scusate, ma parlando vi vincete. Sono più abituato a camminare che a parlare. Qua dentro c'è le tirate di tutte. E da sotto venivano gli assaltatori, che in quel caso erano alpini italiani. Questi sono i ricoveri. Questo è un tunnel scavato nella roccia che serviva per ripararsi quando arrivavano le granate. Quelle là e quelle anche molto più grosse. Vedete com'era il trincee? Cadere la testa di un uomo. Conoscete quello lì? No. Sono io quello lì, qualche anno fa. Ecco, vedete? Questa è una postazione di mitragliatrice austriaca. Qua dentro c'erano due mitragliatrici Schwarzlob, si chiamavano. Schwarzlob vuol dire pulce, perché erano piccole ma sparavano un'infinità di colpi. Vedete, prima di prenderle, si doveva fare questo costone qua. Si doveva percorrere questo qua e lì c'erano le mitragliatrici. Vedete i reticolati, il spinato? Pensate un po'. Pensate un po' cosa dovevano fare i nostri poveri soldati. Per niente, perché per prendere un metro quello perdevano il giorno dopo. Ah, qua è successo un fatto. Quando le trincee passavano da uno all'altro, quando gli italiani prendevano la trincea austriaca, quando gli austriaci prendevano quella italiana, cosa succedeva? Si facevano i dispetti, lo sapete cosa facevano i tedeschi? Defecavano dentro le trincee. Quando arrivavamo noi trovavamo la merda. Cioè, quello era un dispetto, capite? Allora non solo c'erano quelle cose lì, io vi parlo molto da dietro, non vi parlo come i libri di scuola, ragazzi, vi parlo come uno che le ha viste però. Allora, non solo c'era questa roba qua, ma c'erano anche i morti, perché il fango impastava il morto e porta di pestare, arriva tutti, arrivo io, i morti restavano dentro tutti lì sopra, con l'odore che c'era. Mi ricordo, mi raccontava un vecchio attivista austriaco che mi parlava in tedesco, mi diceva, vedi quella trincea lì sul Monte Chiama, quelle lì? Prendi tu che prendo io, era rimasto in superficie un ginocchio, così. Di un morto, un bosniaco, passava fuori dal pavimento della trincea un ginocchio, la rotola di un ginocchio. E sapete cos'era? Quello era il bar, perché consegnavano il caffè e dicevano, dove ci troviamo? Ci troviamo al ginocchio. Pensate come hanno messo, al ginocchio, il bar al ginocchio, ricordate quel bar al ginocchio. Era il ginocchio di un bosniaco morto 2 o 3 mesi prima. L'odore che c'era, e poi se andate ancora adesso in quei posti lì, non c'è. Ma lo sentite nell'aria, l'odore del morto putrefatto, perché restavano anche decine, mesi, giorni, ma il conto era rimanere morto sul ghiacciaio col freddo e essere ingannato come quelli che vi ho raccontato prima.
E un conto era morire sul Vesuvio, dove d'estate fa 25-30 gradi. Pensate un po' che vita che è. Andiamo avanti, ragazzi. Ecco, vedete? Vedete, questa era la prima linea, ve l'avevo detto prima, pali di legno, pali di ferro e filo spinato. Era difficile passare. Ecco, questa è una trincea italiana, ragazzi. Adesso vi faccio vedere una cosa. Vedete, erano coperte da tronchi, i tronchi erano coperti da sassi, da frasche. E sotto vivevano. Come si viveva? Cosa mangiavano? Mangiavano lo spezzatino. Sì, avevano anche la gavetta nella carne scatola che veniva dall'Argentina già da allora, ma tante volte gli alpini, quando finivano, era di pragmatica fare la polenta, perché gli alpini, essendo tutti del nord, mangiavano la polenta. E con cosa mangiavano la polenta? Mangiavano con quello che avevano, con le scatolette e quattro pomodori, facevano lo spezzatino. Cosa facevano gli austriaci? Lo stesso spezzatino, via, si chiamava Gulasch. Ci siamo, comunque mangiamo lo stesso. Ecco, vedete questa? Questa è una stufa. Questa è una stufa con il tubo della stufa, dello scarico del fumo, andava fuori dalla trincea. Allora gli altri sapevano che dice, allora combattavano. E tu un giorno mangiavi, un giorno sì, e un giorno no. Andiamo avanti, ragazzi. E ricordate dove siamo qua? A monte, piana, sopra cortina. Qua. Sul Lagasoi è stato trovato questo. Lo ricordate? Era una galleria, vedete che ci sono i binari di sotto. C'era una funivia dal fondo valle che si chiama Landro, è una località tra Dubiaco e Cortina. C'è un lago, da lì partiva la funivia, una teleferica, per portare da mangiare agli austriaci, perché questa era Austria. Arrivava sul carico. Lo mettevano sui carrelli, vedete le rotaie, portavano dentro. Perché c'era quel buco lì? Perché quel buco lì, essendo una galleria, era riparato dalle granate italiane. E allora riuscivano a portare sulla roba. Cosa avevo detto prima? Che tutte le guerre vanno a finire? A voi. Questo qua è un cimitero che si trova, se avete occasione di andare, tra Dubiaco e Cortina, al 10 km da Dubiaco. Questo qui è il cimitero del Monte Piana. Questa è una curiosità di questo cimitero qua. Tutti i morti non sono austriaci. Perché? Perché l'Austria-Ungheria, avendo un impero vasto, faceva il reclutamento dei militari da andare qua, dalla Bosnia, dalla ex Jugoslavia, dalla Slovenia, neanche un austriaco. Sono tutti i bosniaci, anche di fede musulmana. Vedete? Cosa c'è scritto? I metri? Ecco, questo era il fronte, il punto più alto del Veneto. Questa montagna qua divide ancora adesso il confine tra la regione del Veneto e del Trentino Alto Adige. Questo è un ghiacciaio perenne, la neve non si scioglie mai, qua d'estate, ragazzi, sono andati a schiare. Io ci sono andato, mi sono divertito. Avete mai provato a schiare col cappello di paglia? Quasi. Adesso vedrete la parola. Questo qua passo sella, vai Gardena, giro di quattro passi, sia torri da domenica. Ecco ragazzi, questa è una cordata, come facevano gli alpini a salire sulla marmolada. Li vedete? Questi qua non sono alpini, questi sono alpinisti. Vedete dove vanno? Corde, ramponi, è quello che c'è da fare. È un rischio, a volte non vale la pena. A volte non vale la pena. Adesso che siamo alla fine del nostro viaggio, quello che ho potuto, quello che sapevo, quello che sono stato capace di dirvi, ve l'ho raccontato.
speriamo che non succeda più una guerra.